Oggi il menù prevede farmaci, Cina, Putin, pasta e tanti soldi. Non sanno più cosa inventarsi. L'EMA, Agenzia Europea del Farmaco, ovvero l'AIFA europea, ci informa di possibili problemi con l'idrossiclorochina. Il farmaco potrebbe infatti essere causa di insorgenza di disordini psichiatrici e tentativi di suicidio. Per la serie due piccioni con una fava, in un colpo solo, si stoppa per l'ennesima volta un farmaco che funziona e di medici che in tutto il mondo e anche in Italia lo dicono e lo dimostrano con i loro assistiti guariti a casa, ce ne sono quanti ne volete, e si trova un capo espiatorio per i suicidi e i disagi mentali che sono in realtà provocati dai confinamenti, lockdown per gli anglofoni, di questi deliranti mesi di pandemia mediatica. Nel frattempo, la Cina, porta avanti la campagna per togliersi di dosso la stigma della nazione da cui tutto è nato. Nei due video di, New China TV che condivido e che sono stati pubblicati in questi giorni, si fa un po' di storia recente. Intanto fa piacere vedere che le notizie che dalle nostre parti si davano mesi fa, nel silenzio quasi assoluto, pian piano vengono a galla. Poi dite quello che volete, ma se il presunto virus, o sarebbe meglio dire pezzetti di RNA che potrebbero essere qualsiasi cosa, ma questa è un'altra storia. Dicevamo, se il presunto virus era in Europa, e per la precisione a Barcellona, a marzo 2019, non è che i cinesi abbiano poi tutti questi torti ad alzare la manina. Dunque, ricapitoliamo. Il mondo, per fortuna non tutto quanto, mantiene le distanze, non si tocca, mette la mascherina, si disinfetta. In più, si sta valutando l'idea di creare passaporti digitali delle vaccinazioni o dei test, senza i quali non sarebbe possibile viaggiare. Il 26 novembre, il presidente russo Vladimir Putin si è recato a Sarov per visitare un impianto nucleare. Nella foto vedete il presidente e tutte le persone insieme a lui, mentre rispettano alla lettera le norme anti-Covid. Se non ci credete, nonostante siamo sul sito del Cremlino, abbiamo anche il video che vi facciamo vedere. Fate voi. Mi verrebbe da dire quel gran figlio di Putin, ma quanto sono belle quelle strette di mano alla faccia degli ipocondriaci di tutto il mondo. Ingredienti per una buona pasta: farina di grano al glifosato e un pizzico di vomito sina. Acqua e sale quanto basta. Analisi di laboratorio commissionate da Il Salvagente permettono di fare la lista della non spesa. Sette le marche di spaghetti al glifosato: Divella, Esselunga, Eurospin, Garofalo, Lidl, Agnesi e Rummo. Tre marche aggiungono anche quel pizzico in più di vomitossina che fa tanto bene ai vostri bambini: Garofalo, Agnesi e Lidl. Sono i benefici effetti di trattati come il CETA, che permettono all'ottimo, ma forse un po' pesantino, grano canadese, di far registrare i massimi di importazione nel nostro paese, raggiungendo 1,1 miliardi di chili, pari al 44% del totale annuo, di 2,5 miliardi di chili importati dall'estero. Se avete in casa una di queste marche, buon appetito!
i soldi, si sa, vero che lo sapete, mica spariscono o si bruciano, come sostiene qualche buon tempone. I soldi si creano dal nulla, si spostano, ogni tanto restano nello stesso posto, in quel posto aumentano. Ed è più probabile che quel posto sia nelle tasche di uno di quei pochi miliardari, multimiliardari, del pianeta. Non stiamo a fare le verginelle, la vita e l'economia vanno così, almeno fino a quando esisterà il denaro, e voi crederete che abbia di per sé valore intrinseco. In questi giorni apprendiamo che da marzo a novembre, nel breve volgere di 9 magici mesi pandemici, in pratica un parto senza travaglio. Lor signori negli States hanno visto aumentare le rispettive fortune mediamente del 34%. Nel mentre ricordiamo che circa 7 milioni di statunitensi in più rischiano di finire per strada. Si vocifera da qualche tempo di una sorta di giubileo del debito da farsi in cambio della rinuncia da parte della plebaglia alla proprietà privata di qualsiasi tipo e natura, per poter creare una meravigliosa società di sharing per i non anglofoni dell'affitto di beni e servizi. Bene, io ci sto, però vorrei rinunciare alla proprietà privata in contemporanea con i signori Bezos, Musk, Gates e soci, altrimenti potrei sentirmi un tantino preso per il culo.